La delusione non la capisco nemmeno per il pareggio dell'Italia ieri sera a Belfast contro una squadra che non prende gol in casa. Ma perché avremmo dovuto fare i Superman e improvvisamente diventare una formazione che schiaccia le avversarie e riesce anche a segnare tanti gol? No, l'errore non c'è stato ieri sera, ma c'è stato nelle gare precedenti. Vi do il buongiorno. Ovviamente si parlerà della nazionale italiana, ma si parlerà anche della ripresa del campionato che fortunatamente ricomincia con una super sfida tra Inter e Napoli. Staremo a vedere se il Napoli meriterà di continuare ad essere lassù al primo posto e se l'Inter invece di conseguenza potrà rientrare in corsa e potrà farlo soltanto riuscendo a battere gli azzurri. Però io vorrei anche un vostro commento su questa nazionale italiana. Dove è finita la squadra dei campioni d'Europa? Ma soprattutto, era veramente una squadra meritevole del titolo di campioni d'Europa? Vedendo le ultime prestazioni, direi, tra la Nations League e queste qualificazioni ai mondiali, direi che quella squadra si è dissolta in non so cosa, o forse è tornata ad essere normale come lo era fino a quel momento. 0816363 339666 9990 per i vostri messaggi scritti e vocali, e chiaramente aspetto anche le vostre telefonate. Allora, Raffaele, buongiorno, sono Diego, volevo chiederti una cosa, ma sarebbe possibile mettere il tempo effettivo anche per la vostra trasmissione? Visto che mi piace ascoltarvi, ma sarebbe più bello se l'ora fosse intera. Lo so, hai ragione, amico mio, noi cominciamo alle 12.10 e finiamo alle 12.59, quindi diciamo che è una sorta di pillola allargata di Si gonfia la rete, ma magari troveremo il modo per farti ascoltare ancora di più la nostra trasmissione. Io, se mi permettete, io ce l'ho con Roberto Mancini, perché non è che tu vieni dopo la partita e dici avevamo la possibilità del match ball nella gara precedente in Svizzera e l'abbiamo sbagliato. E ho capito, amico mio, ma tu hai continuato a far tirare i rigori a Jorginho, che sarà pure bravo, ma era in un momento non facile, ne ha sbagliati 3 con il Chelsea, ne ha sbagliati 3 con la nazionale, ma perché continuare a far tirare rigore a Jorginho? Bisognava dirlo prima della partita. Un CT deve sapere che un suo calciatore in quel momento non riesce a segnare i rigori. Io che faccio? Il rigore decisivo per andare ai mondiali, perché se avesse segnato il rigore Jorginho, l'Italia oggi sarebbe ai mondiali con il pareggio di ieri sera. No, la Svizzera avrebbe potuto vincere pure 12-0 contro la Bulgaria, sarebbe ugualmente ai mondiali. Invece abbiamo affidato il rigore sia in Svizzera che all'Olimpico a Jorginho, e che l'ha tirato fuori. Magari l'avesse tirato nello specchio della porta, avremmo potuto dire ma quanto è stato bravo il portiere Sommer a parare il rigore di Jorginho. No, l'ha buttato alle stelle come l'avrei potuto calciare io. Ma non va bene, Jorginho li sa tirare i rigori, però ci sono momenti della carriera di un calciatore che probabilmente non è sereno, e il CT ci sta per questo. Non è che dice decidete voi chi tira il rigore, decidete voi se noi andiamo ai mondiali. Io sono il CT, decido io chi vedo negli allenamenti che sta meglio a tirare i rigori. Bonucci, tira Bonucci. Berardi, tira Berardi. Poi mi prendo io la responsabilità, io CT mi devo prendere la responsabilità di dire quel rigore gliel'ho fatto tirare a Bonucci, a Berardi, perché li vedevo meglio. Poi hanno sbagliato. Ma se sbaglia Jorginho, che sbagliava già da 5 rigori, dopo non puoi andare in conferenza stampa davanti alle telecamere e dire avevamo la possibilità del match ball. E l'hai sbagliato tu, caro Mancini. Al telefono c'è Carmine, buongiorno. Buongiorno Raffaele, complimenti. Ciao. Per la trasmissione. Grazie Carmine. Hai perfettamente ragione, Raffaele. Grazie. Mo stiamo dicendo Jorginho ha sbagliato, ma le responsabilità ce l'ha tutta Mancini, perché comunque anche col Chelsea ha sbagliato, non è che ha sbagliato solo con l'Italia. Non sta bene mentalmente. Fatti da Bonucci, fatti da Berardi. Ma è peccato che dobbiamo fare uno spareggio per andare ai mondiali. Purtroppo è così. Tra l'altro, gli spareggi ci portano pure maluccio negli ultimi tempi. Fare nuovamente lo spareggio 4 anni dopo quell'altro spareggio che non ci portò ai mondiali, in una condizione di squadra che è molto simile a quella lì. Noi non siamo più la squadra che ha vinto gli europei,
Noi siamo una squadra spaventata adesso, indebolita. Perciò io sono preoccupato che per la seconda volta di seguito l'Italia possa non andare ai mondiali. Poi magari a marzo l'Italia si riprenderà mentalmente e batterà tutte quelle che gli verranno proposte delle 11 che dovranno fare gli spareggi insieme all'Italia. Messaggio. Ciao Raffaele, buongiorno. Ciao. Raffaele, la responsabilità del CT sono pienamente d'accordo. Il rigore è un altro discorso. Tu mi parli di rigori tirati in allenamento. Un conto è tirare il rigore in allenamento, un conto è tirarlo in partita. Ma tu dici uno che sta nel mondo del calcio, che ha giocato a pallone, eccetera. Quando tu vai a Nanza a porto, che la porta è 7,5 metri, ma quando stai per tirare pare un metro, non sai dove, cioè in quel momento per testa ti passano tante cose. Quindi un conto è tirare il rigore in allenamento e un conto è tirarlo in partita. Sono invece pienamente d'accordo con te sul discorso che CT non può dire le sue dichiarazioni, decidete voi chi deve tirare. No, decido io. Sì, certo che decido io, è questo il mio ragionamento. Lo so che in allenamento è una cosa e in partita è un'altra. Non è che se stai solo tu nel mondo del calcio, ci sto pure io da 40 anni. Però il CT deve sapere che quel suo rigorista, pure se in allenamento ne segna 12 su 12, ne sta sbagliando 5 su 5 in partita. Questa è la piccolissima differenza che deve fare il CT. Al telefono c'è Enzo e poi ci fermiamo. Buongiorno ragazzi, complimenti. Ciao Enzo, buongiorno. Io però devo dirti una cosa, che pure Spalletta insegna, ha continuato a insistere su di lui, quindi noi lasciamo diciamo così all'allenatore questi problemi. Io voglio dire un'altra cosa però, io non sono d'accordo con i medici che hanno dato la colpa al capo espiatore della sconfitta dell'Italia di Insigne. Lo stanno facendo una schifezza sui media, io non lo so se è giusto così, e sarebbe opportuno che Insigne a questo punto facesse come Totti, dice io mi ritiro dalla nazionale, voi che ne dite? Ma io non ne dico assolutamente così, mi ci mancherebbe che uno dice mi ritiro dalla nazionale, ma per favore, in nazionale ci si sta sempre, soprattutto se uno si chiama Lorenzo Insigne. Dobbiamo fermarci adesso, pubblicità, e poi abbiamo due ospiti veramente forti, vai. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Eccoci qua, siamo tornati in diretta, vi ricordo 0816363633 3369669990 i vostri messaggi scritti e vocali. Ci scrive Antonio Naportici: mi pare che lo stesso ragionamento l'avrebbe dovuto fare Spalletti dopo i rigori sbagliati da Insigne, invece andò in conferenza ribadendo la fiducia al nostro capitano, invece Mancini doveva escluderlo. Sì, per me Spalletti doveva dire a Insigne: senti Lorenzo, ma non è meglio che tu dai la possibilità a qualcun altro di essere un rigorista lì dove tu non ci sei o non ce la fai? Ragazzi, non si scherza con i rigori quando valgono il risultato di una partita, ma soprattutto quando valgono la qualificazione ai mondiali, dopo che l'abbiamo fallita 4 anni fa. Ma si può scherzare con un calcio di rigore affidato a uno che aveva sbagliato gli ultimi 5 rigori, 3 col Chelsea e 2 con la nazionale italiana? Ma io mi chiedo, sì, per carità, bellissimo il gruppo, tutto quello che volete, però in alcuni momenti lo stesso Jorginho, e io ce l'ho soprattutto con i calciatori, perché un calciatore che rinuncia a tirare un rigore si sente uno che è indebolito, cioè non vuol far vedere che ha una sua debolezza, e così facendo si dimostra ancora più debole sbagliando il rigore, perché quel rigore lì lo devi realizzare. Però voglio parlare di questo, ma anche del campionato che sta per cominciare, con due grandissimi ospiti. Il nostro talent per eccellenza, Salvatore Bagni, buongiorno. Ciao Rappa, ho ascoltato, dopo dirò la mia. Bene, ciao. Sarai felice di ritrovare uno con il quale hai giocato per 3 anni insieme a centrocampo, Evaristo Beccalossi, buongiorno. Ciao Evaristo. Salva! Grande, ma tu sei stato uno dei più grandi, te l'ho sempre detto, un po' superficiale, ma uno dei più grandi talenti del calcio italiano. Ho corso tanto per te, perché ti ricordi quando giocavamo due punte, te Muller esterni e io sabato centrale, non penso di non aver mai corso con radice, mai corso con tanto, però sei un grande, perché Evaristo lo sa che mi conosce, non dire cose che non penso. Certo. È stata una persona straordinaria dal punto di vista caratteriale.
È vero. Parte tutto anche resto, tecnico, grande talento tecnico, no, Evaristo. Si sapeva, l'ho appena detto. Il talento era. Che dice Evaristo? Ti ha emozionato sentire queste parole da bagno? Sì, perché un po' che non ci incrociavamo, ti sei sentito te, lo sento sempre con grande piacere e soprattutto perché quegli anni lì, insomma, noi abbiamo fatto tempo anche a divertirci un po' di più rispetto al caso di adesso, dove devi essere veramente dei grandi professionisti per poter ottenere il meglio. Ecco. Scusa Salvatore, ma tu gli hai detto qualcosa a Evaristo quando contro lo Slovan Bratislava sbagliò due rigori in tre minuti, due in tre minuti ne ha sbagliati due. No, eravamo troppo superiori, ne potevamo sbagliare anche cinque. Vinciamo 2-0 quella partita, ne poteva sbagliare anche cinque. Evaristo non era il problema dello Slovan che ci preoccupava. Ne sbagliò due, sì, ne tirò due. Se ne avessi tirati quattro, ne avrebbe sbagliati quattro. E quella sera. No, anche perché le mezze misure non mi sono mai piaciute, quindi riuscire a sbagliarne due non era semplice. Bravo, esatto, ci vuole talento anche lì. Scusami Evaristo, ma secondo te è stato giusto far tirare il rigore a Jorginho, il rigore della qualificazione ai mondiali? Io guarda, in quel periodo Salvatore e anche te hai ricordato, cioè io in quel periodo lì primo rigorista, ho visto in un attimo di lucidità, venivo da 9 rigori battuti in modo perfetto, addirittura mi ero permesso di fare sia di destro che di sinistro. Poi ho sbagliato quei due lì, non sono più, cioè la porta a riprendersi ai risultati diventava sempre più vedi, piccola, e quindi ti indebolisce un po' sbagliare di seguito. La storia ovviamente rimane dentro, però poi bisogna vedere il carattere del giocatore, perché lui tra l'altro Jorginho credo che con la nazionale è stato di rigori, però col Chelsea è sempre stato di rigori. No, ne ha sbagliati tre di recente col Chelsea, quindi vedi, ho invertito il confuso orario. E vedi, perciò dico Salvatore. La partita ti rimane, però è anche giusto. Io anche l'episodio lì dello Slovan, e io dopo il rigore mi ero tirato anche da parte, però mentre tornavo a metà campo, i miei cari amici lì, qualcuno mi ha detto: no, beh, che devi tirare anche il secondo. Ho capito, però eravate già 2-0, capito, Evaristo? No, no, ancora 0-0, no, 0-0. Sì, Salvatore si ricorda bene. Sì, 0-0. 2-0. Perché loro mi volevano bene, ha detto rivediamo la pirlata che ha fatto il becco. E l'hai fatta la seconda che volta. Il rigore che mi ha fatto più arrabbiare era Evaristo, se non ricordo, Coppa Italia, qualificazione a Parma, il rigorista era Bini, te lo ricordi? Il difensore. Allora Hansi Müller l'avevano fischiato per tutta la partita, noi dovevamo solo vincere per qualificarci, era la prima fase. Va Müller sul, perché l'abbiamo fischiato tutta partita, tira in curva. Io se lo ricorda, nello spogliatoio ho fatto di tutto e di più. Ma non era lui il rigorista, porco cane, ma perché sei stato così? Salva, è meglio che non raccontiamo quello che succedeva una volta nei spogliatoi, perché no, non si può dire quello che ormai non potrebbe più succedere, è vero. No, ma guarda, te la racconti in un secondo. E allora lui non doveva essere rigorista e litighiamo. Io litigo con lui, dico, ma che cazzo è? Arriviamo al martedì, Beltrami, mi ricordo ancora la Pinettina, te lo ricordi, Evaristo? E Mazzola, multa per Müller, perché non doveva tirare il calcio di rigore, multa per Baggio perché lui deve fare, non deve fare la società. Io sai cosa ho fatto? Mi ha dato la busta, Evaristo, ho stracciato la busta davanti a lui e ho tirato. E sai cosa ho fatto? No, bel bello questo, avevo ragione, una volta nella vita che ho ragione, andiamo a fare il riscaldamento, ha detto allora andiamo, tu hai preso la multa, non mi ha detto niente né Beltrami né Mazzola, che sono vivi ovviamente. Allora Mazzola soprattutto che mi aveva detto così, allora andiamo a fare il riscaldamento e mi dice: ma come mai tu sei a 100 metri che non fai riscaldamento? Cosa fai? Non ce la faccio. Non ce la faccio, oggi non sono in grande condizione. Dopo 10 minuti mi avevano tolto la multa. Vedi ma che no, ci sono dei sistemi. Riderà, ve la ricordo perché poi se eravamo lì e hai detto: tanto la multa la pago. Col cavolo che la pago. Cazzo. Scusate, mi è partita, brutto, scusatemi. Salvatore, scusami, ma secondo te Mancini non avrebbe dovuto fare qualcosa sapendo che quel rigore
è decisivo per andare ai mondiali, non è che poi dopo vai nelle interviste e dici abbiamo sbagliato il match point. Hai sbagliato tu, Jorginho aveva sbagliato il rigore nella finale degli europei, ha sbagliato il rigore nella gara andata in Svizzera, glielo fai tirare un'altra volta, ma scusa. Sai cos'è che è stato sbagliato? Come abbiamo detto di Insigne, che magari lui sul tiro preferito era ad incrociare e doveva sempre più incrociarlo, cos'è che ti fa capire che non doveva essere lui il rigorista, ma non perché l'ha sbagliato, che l'ha calciato in modo diverso. Perciò non era lui che, e non è lui, l'ha calciati tutti diversamente, guardando il portiere, aspettando piano piano e piazzando. Qui ha calciato forte, non si è mai visto un rigore di Giorginho del genere. Perciò non era tranquillo su quel rigore. È vero. Assolutamente non era lui. In quel momento, come hai detto bene te, se avesse deve essere il CT a sapere che non è in quel momento, non deve tirare lui. Non deve tirarlo, perché si è notato dal tiro che ha fatto. Non era Jorginho, poteva essere qualsiasi altro giocatore, ma infatti non era lui. Va bene, parliamo anche del campionato. Domenica si gioca Inter-Napoli. Secondo te chi vince, Evaristo? Stai attento che ci ascoltano, eh? Tu sei tifoso dell'Inter, ma io del Napoli. Facciamo il mago. No, io credo una cosa che, vabbè, già dall'inizio credo che il Napoli quest'anno deve cercare di, perché è una squadra secondo me che può vincere il campionato. L'Inter, per quello che conosco io a Milano, che conosco un po' la situazione, penso è riuscito ad essere ancora competitivi, cercando di mettere a posto anche altre cose che erano importanti, sta facendo grandissime cose. E per la vittoria finale le mie due squadre erano Napoli e Inter. Penso che lotteranno per vincere il campionato. Non c'è da sottovalutare il Milan, perché tutti gli addetti ai lavori dicono ma il Milan, ma tanto il Milan è un anno e mezzo che naviga nelle zone alte della classifica, quindi merita rispetto, non mi ha regalato niente nessuno. Però ecco, le due squadre, credo Inter, Napoli e il Milan, che non bisogna sottovalutare, perché è lì davanti meritatamente. Salvatore, tu pensi che il Napoli adesso si sia riposato in questo periodo e recupera tutti i calciatori, quindi potrebbe anche pensare di vincere a Milano per imprimere ancora di più il proprio marchio sul campionato? Deve riprendersi, perché tu hai fatto vedere non solo in questa trasmissione ma anche in quella televisiva il rendimento del Napoli dopo la sosta, esatto, che è stata molto più basso, diciamo, sia come gol segnati sia come punti conquistati. Sì, deve recuperare piatto, diciamo, tra virgolette, per essere il Napoli che ti aveva fatto vedere che sa giocare a calcio e vincere le partite giocando bene a calcio, perché si possono vincere anche in modo sporco. Io sono convinto, lo dico sempre, lo dirò non solo perché siamo a Radio Marte, che il Napoli contro l'Inter avrà solo dei vantaggi, perché l'Inter non è una squadra aggressiva, non può permettersi di essere aggressiva, e allora molte squadre, se non sono aggressive con il Napoli, vanno in difficoltà, e perciò 3-2 per il Napoli. Beh, così mi piace, Salvatore Bagni, che si espone in questo modo. Siete due grandi talenti, io vi voglio bene, perché posso dire una cosa? vai rapidamente, vai. Dico sempre a Evaristo, sei venuto a Cesenatica a Rotary, non ti sei fatto sentire, concentrato nel raggio di 50 km. Perché l'hai fatto, Evaristo? Perché hai fatto Erasmo? No, perché ci pensavo, perché io sono venuto via ieri da Cesenatico. Dai, che non mi scappa niente. Dai. E adesso promesso che la prossima volta che vengo in zona rintraccio. Sì, fagli sta promessa che gliel'ho fatta pure io. Siete veramente. Eppure uno è bresciano e l'altro napoletano, ma mi sa che. Stessa pasta abbiamo. Dai, torre, ci sentiamo presto. Appena è un abbraccio, e non trovare la scusa che il telefono è quello da 15 anni, è sempre quello. Infatti. Anche il mio. I numeri a 6 cifre come me, ma quindi io non perciò. So a Milano a Brescia, sei tu che sei venuto verso Cesenatico. Vabbè, comunque voglio dire, i tifosi conoscono Salvatore Bagni, perché i tifosi del Napoli lo conosco benissimo, ha vinto lo scudetto, ma chi è giovane, andatevi a vedere quello che ha fatto Evaristo Beccalossi, Platini, Zico. Evaristo Beccalossi era di quel livello là, solo che era un po' discontinuo, e quindi Raffaele, ci siamo ritagliati un piccolo spazio con questi grandi campioni. È la cosa che mi gratifica. È vero, hai ragione, è vero. Sai cos'è? Si divertiva troppo, si piaceva troppo, è vero, però è vero. Che
Pensa che un anno, quando ho giocato a Napoli, che c'era Diego, c'era Salvatore, così, e Salvatore passava nella mia zona, no? E mi rompeva anche le palle, ah, oggi non te la faccio pigliare. Io dicevo, ah, che adesso ti faccio il tunnel. Te pensa, l'ha visto, ma è vero che stavi per venire al Napoli, lo diceva il presidente Pellegrini. Allora, io ero già da... Ah, beh, se lo diceva quello! Ma... Sentiamo, sentiamo. Salva, gli ho detto, quando è successo la cosa, meno male per il Napoli che ha preso Diego, però credo che se non fosse arrivato Diego, e sottolineo meno male per il Napoli, certo, probabilmente sarei venuto. E vai, che bella sta cosa, avevo dato la disponibilità, che bello, che bello, grande, peccato, peccato che tu non sia venuto. Peccato, sì, scusa, dove sei adesso, mi permetto, Evaristo, dove sei? Sono a Milano. Che temperatura c'è? Aspetta un attimo, che sono in macchina, che ho paura che mi chiudono. Allora, qui io sono a Napoli, mi sto prendendo il sole sotto Castelvetro. Ecco, vedi che ti sei perso. Hai visto che ti sei perso, Evaristo? Ecco, allora, mamma mia, sono in maniche corte, ma ragazzi, ma non scherziamo proprio, non scherziamo. Metti la cremina, Salva. Metto la cremina, ma sono abbronzato 12 mesi su. Vi saluto, vi saluto, è sempre bello sentire due grandi campioni come voi. Grazie. Ciao, buona giornata. Grazie a Beccalossi, grazie a Bagni, ci fermiamo, dai, pubblicità. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Matte Spot Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma si gonfia la rete. Fatemi salutare Stefano, che mi manda una foto dalla sua automobile e dice: Raffaele, buongiorno, saluti da Di Maro, discesa di Folgarida. Quella discesa, sapete quante volte l'ho fatta io su e giù per andare ai campi di allenamento del Napoli nel corso dei primi anni del ritiro, quando era ancora un ritiro, poi è diventata una sagra paesana dove arrivavano tutti che dicevano di fare i giornalisti, e io me ne sono stato tranquillamente a casa. Ti saluto, caro Francesco, vedo che c'è tanta neve, quindi divertiti. Non ci divertiamo noi, chiaramente, come tifosi della nazionale italiana, per quanto accaduto ieri sera. Vorrei parlarne con l'ex direttore generale Antonello Valentini. Ciao caro direttore, ciao. Ciao, buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno. Grazie a te di essere con noi, sei stato tanti anni in nazionale, a quanti mondiali hai partecipato? Sette mondiali, cioè non ne hai mai saltato uno, no? Perché l'Italia c'è sempre andato. E sei europei, perché non ci qualifichiamo per la Svezia. Quindi da quando tu non sei più direttore generale della nazionale, l'Italia non è più andata ai mondiali, vogliamo dire questo? No, non vogliamo dire questo. Però è così. Non vogliamo dire questo, perché l'Italia deve andare ai mondiali, io non posso, certo, immaginare, assolutamente, il secondo mondiale. Quella fu una sciagurata gestione Taveccio, Ventura, Uva, lasciamo la storia negativa del calcio italiano. Adesso pensiamo a recuperare questa qualificazione. C'è tanta amarezza, tanta delusione naturalmente, ma noi siamo facili gli entusiasmi e altrettanto facili le depressioni. È un momento molto delicato per la nazionale, però non drammatizziamo oltre il lecito, non ci facciamo la testa prima di rompercela, perché abbiamo la possibilità con i playoff di recuperare la qualificazione. Vero, non fasciarsi mai la testa, questa è una regola, però vedere un'Italia in flessione, questo è giusto che noi osservatori del calcio, critici, dobbiamo farlo. In più aggiungo che secondo me Roberto Mancini doveva valutare prima l'ipotesi di un calcio di rigore da non affidare a un calciatore che aveva sbagliato gli ultimi 5 rigori tra Chelsea e Italia, quindi senza gettare la croce addosso a Jorginho, anzi, proprio per evitare che ciò accadesse, probabilmente bisognava scegliere una rosa di rigoristi, non so se più pronti, meno condizionati, non so cosa ne pensi, Antonello. Ma sai, ci sta questo discorso che fai tu, per amor del cielo, ci sta, però le sensibilità degli spogliatoi, quei momenti delicatissimi, quelle tensioni del campo, sai, io mi ricordo, a questo proposito, facendo un paragone cinematografico, il discorso che fa Nanni Moretti in Pallon Bella Rossa: tiro a destra perché pensa che tiri a sinistra, tiro a sinistra perché, ma quello forse pensa che tiri a destra. Cioè, in quei momenti, voglio dire, è difficile cambiare e decidere in un'altra maniera, perché probabilmente il giocatore si è detto pronto a tirarlo, voleva in perfetta buona fede, ed è comprensibile, riscattare il rigore sbagliato all'andata contro la Svizzera, il rigore sbagliato agli europei,
ecco, voglio dire questo, la partita di ieri sera è stata una prestazione molto modesta, che ci deve far suonare qualche campanello d'allarme, se vuoi ne parliamo, però sì. Mettiamo insieme il pareggio all'andata in Svizzera con un rigore sbagliato, mettiamo insieme, ed è la cosa più grave secondo me, certo, il pareggio interno del 2 settembre a Firenze contro la Bulgaria, dove abbiamo lasciato sul campo due punti incredibili ed era la prima partita dopo l'ebbrezza, forse non del tutto smaltita, degli europei, e mettiamoci anche ovviamente il rigore fallito a due minuti dalla fine venerdì sera all'Olimpico, perché a questo lo staremo già in viaggio per il Qatar. Però i rigori bisogna segnarli, Antonello, perché altrimenti con chi ce la prendiamo? Non vuol dire a me che ne ho viste infatti in tutti i colori, a cominciare da Italia 90, USA 94, Francia 98, quindi non vuol dire a me, l'unica vera gioia dei rigori per fortuna è stata quella della vittoria di Berlino, esatto, dei mondiali del 2006 contro la Francia. Però non possiamo negare che c'è una flessione dell'Italia anche sotto l'aspetto offensivo, perché la squadra, caro Antonello, nelle ultime 9 partite solo una volta ha segnato tanto contro la Lituania, ma altrimenti ha segnato un gol a gara, solo 2 col Belgio nella finale per il terzo posto di Nations League, non ne ha segnato nessuno in Irlanda. Cioè, è un problema di uomini o c'è qualcosa che non funziona più nel modo di giocare di questa squadra? Ma innanzitutto hai ragione, non possiamo certo negare l'evidenza dei numeri, l'evidenza delle immagini, l'evidenza delle prestazioni. Io penso che ci sia un po' di tutto di quello che tu hai detto. C'è un problema di uomini, adesso è inutile andare a dire mancavano Verratti, mancava Pellegrini, mancava Immobile, che è l'unico vero centravanti che abbiamo in questo momento, ma soprattutto secondo me è il cuore della squadra, il centrocampo, che ha funzionato poco e male sia venerdì scorso a Roma che ieri sera in Irlanda, che era una partita non facile vista la stazza, la spigolosità degli avversari, però noi l'avevamo anche impostata abbastanza bene sulla carta, cioè palla bassa, passaggi rapidi, però poi non siamo riusciti a realizzare nulla di tutto questo se non in una o due occasioni, e di Lorenzo forse è stata l'occasione migliore che abbiamo avuto all'inizio della partita nel primo tempo. Però perciò ti dico, io ho visto i Parella, Giorginio, lo stesso Locatelli, il povero Tonali, che francamente non ci si poteva chiedere di più, abbastanza appannati, la squadra sì, ha perso in questo periodo lucidità, brillantezza, entusiasmo, non il cuore, perché tutto possiamo contestare a Mancini, a questa squadra, ma non di non essersi impegnati, di non averci messo il cuore, e purtroppo le gambe vanno più lentamente e la testa va più lentamente, e questo è un problema che non riguarda soltanto la nazionale, ma riguarda tutto il calcio degli italiani, perché il calcio italiano è quello dove ci sono un sacco di stranieri, soprattutto in alcuni ruoli chiave come i centrali della difesa, però il calcio fatto dagli italiani, questo è il meglio che si può convocare. Tu Mancini ha tra gli altri meriti, tra tanti meriti, anche quello di non aver mai escluso nessuno, di essersi guardato sempre attorno, ha convocato 81 giocatori, cioè voglio dire, da questo punto di vista sta facendo il suo lavoro bene. Bisognerà ritrovare compattezza, stimoli, convinzione, autostima, entusiasmo. Da qua a marzo io penso che abbiamo il dovere di ritrovare. Ma soprattutto, Antonello, secondo me l'Italia dovrà affrancarsi dal ricordo della Svezia, perché se vai lì a giocarti i playoff pensando anche inconsciamente, oddio, l'ultimo playoff la Svezia ci ha fregati. Per fortuna sono giocatori diversi. Almeno questo. Sono giocatori almeno diversi, per fortuna. Sai, questi playoff che la FIFA si è inventata sono diversi dai playoff ai quali eravamo abituati. Io ho fatto per esempio i playoff prima di Francia 98 contro la Russia sotto la neve di Mosca, e poi in Italia c'era Cesarone Maldini, commissario tecnico, era uno scontro diretto andata e ritorno contro una squadra. Adesso, come sai, il numero è completamente diversa, sono 3 gironi da 4 squadre, in ogni girone ci sono 2 teste di serie,
cioè c'è la prima partita che noi dovremmo giocare in casa, qualunque sia l'avversario, vedremo nel sorteggio di fine novembre, per la seconda partita che probabilmente sarà contro un'altra testa di serie, c'è il sorteggio per decidere la sede, il campo di gara, quindi è una formula molto più rischiosa di una volta. Però io penso, ripeto, senza drammatizzare, io continuo ad avere fiducia nel lavoro di Mancini e nella professionalità dei giocatori. È un momento passaggio, certamente non felice, l'amarezza e la delusione sono tante, qualche scelta probabilmente poteva essere fatta meglio, a cominciare da quella di Torista, come tu dicevi, però voglio dire, non possiamo buttare alle ortiche tutto quello che abbiamo visto e che la squadra ha fatto negli ultimi mesi. Credo che nessuno lo voglia, tra l'altro. Antonello, grazie davvero, sentiamo presto. Voi, buona giornata e buon lavoro, Forza Azzurri. Sempre Forza Azzurri, grazie ad Antonello Valentini, ex DG della Nazionale Italiana. Ci fermiamo e poi il rush finale, tra poco. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Matte Sport Live, voce di popolo, con Raffaele Auriemma, si gonfia la rete. Direi sentire qualche messaggio vocale dei tanti che ne sono arrivati e poi aspettiamo anche le vostre telefonate allo 081 63 63 63. Vai. Raffaele, buongiorno. Paolo, ciao Paolo. Tu dici doveva farlo tirare un altro, se poi lo sbagliava l'altro, Berardi, Bonucci, chiunque l'avrebbe tirato. Se lo sbagliava poi, che gli avremmo detto a Mancini? Perché ha cambiato rigorista? No, questo gliel'avresti con i detto sì, tu. Con i i rigori sono così. No, non è così. Perché se io ho il rigorista che sbaglia 5 rigori di fila, io dico, aspetta, ragioniamo. C'è qualcuno che se la sente più di Jorginho di tirare il rigore? Sì, bene, gli affidi il compito, sbaglia. Purché tiri nello specchio della porta, perché... Per me un rigorista non deve mai tirare il pallone fuori, lo deve tirare sempre nello specchio, poi il portiere glielo para, bravo il portiere, ma se lo tiri fuori certamente non è gol, mai, pure se il portiere non para, non è mai gol. Allora per questo Jorginho non era nelle condizioni psicologiche di tirare il rigore, poi fa dei fenomeni, se lo tirava un altro lo sbagliava, ma Jorginho era quasi certo che l'avrebbe sbagliato, come ha fatto, perché era troppo condizionato, dai. Non era possibile far tirare il rigore a Jorginho. Ancora messaggi vocali, tanto più che poi Mancini poi a fine partita è stato bravo a dire abbiamo sbagliato il match, poi hai sbagliato tu, Jorginho non doveva tirare. Raffaele, sono Giuseppe. Raffaele, grazie a noi che scrivi da Mancini, ma pure la Samba Nazionale si è imbarato a tuo capo respiratore, una di Turu 4 l'altra sa che addirittura una pistola senza cartucce, cioè, ma resta a Mancini. Ma veramente facciamo? Allora, visto a Chiesa, chi lo fa chiagnere? Per un ballo di Bernadeschi, pare che corre coppia da Caspilla. Sto grande talento di Locatelli, ma lo sto. Ma vorrei che tutta la coppa fosse Insigne, tira a giro, non tira più. Ma vi rendete conto? Ma sta nazionale, ma non so a V, che stanno guaiando? Ma tra Giorginia e Insigne hanno trovato i colpevoli della nazionale. Ma per piacere. Ma non è che colpevoli, è chiaro che comunque tu Jorginho, ma non lo tirare sto rigore, ma perché lo devi tirare? Dì a Mancini, mister, ma sinceramente se mi costringete a tirarlo io lo tiro, ma se c'è qualcuno che dopo che io ho sbagliato 5 rigori si sente più sicuro, ma prego, io spero che queste cose le dicano. Gennaro, buongiorno. Ciao Raffaele, buongiorno. Ciao. No, sono d'accordo con te sulla questione del Jorginho rigorista. Io penso che perderà il posto anche al Chelsea, perché non è sicuro e li tira oggettivamente bene finché poi non iniziano a studiarti. Probabilmente il trucchetto funzionava finché eri un outsider, però adesso che sei il rigorista della squadra campione d'Europa, forse qualcuno ti bada un po' meglio, sia di club che di nazionale. Prima ho intervistato Valentini poi è stato uno dei primi, prima dell'europeo, a dire che questa nazionale è vero che era forte, mi ricordo che fu uno dei pochi a smorzare gli entusiasmi, perché diceva questa nazionale giovane che se poi va nel pallone o va in difficoltà a livello caratteriale non ha quei leader temperamentali che possono tirarla fuori. Quindi Valentini fu anche accusato di essere un po' cielo del malaugurio, però vedi, alla lunga ci ha avuto ragione, perché adesso siamo un po' in difficoltà e non sappiamo su chi affidarci. Ti volevo condividere questa osservazione. Grazie a te, grazie di averci contattato e buona giornata. Abbiamo un altro ospite, sì, abbiamo il vice direttore della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro. Buongiorno Andrea.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E sei stato oggi severo ma corretto nei confronti della nazionale italiana che si è un po' smarrita. Dovuto a che cosa? L'ubriachezza della vittoria degli europei che ti genera uno scarico mentale quasi spontaneo, istintivo e inconscio o cosa secondo te? Ma sicuramente quello che dici è possibile. Io credo che durante l'Europeo si sia creata un'alchimia forse irripetibile per la nazionale, che spesso nei grandi tornei ha trovato diciamo delle risorse inaspettate alla vigilia, no? Lo ricordiamo nei mondiali del 1982 e in quelli del 2006, in questo Europeo, cioè quando non partivamo da favoriti, anzi zavorrati da gravi problemi nel caso dell'82 e del 2006, e poi siamo riusciti a vincere. In quel caso avevamo delle nazionali comunque tecnicamente fortissime, nel caso di questo Europeo del 2021 invece avevamo anche una formazione complessivamente buona, in qualche elemento ottima, ma non sicuramente top da un punto di vista tecnico. Però si è creata, ripeto, quella meravigliosa alchimia che permette a un gruppo di giocatori di diventare squadra, di lottare su ogni pallone, di avere una tenacia, una ferocia, una capacità anche di gioco, un sapersi aiutare, tant'è che in tante partite noi giocavamo in 11 ma sembravamo molto di più, pur non avendo quei top player, soprattutto dalla cintola in su, che permettono spesso alle squadre di risolvere le partite, perché noi non abbiamo Mbappé, non abbiamo il Ronaldo, non abbiamo quel tipo di giocatori che decidono una partita da solo. Quel tipo di limite l'abbiamo compensato appunto con un grande gioco di squadra, un grande collettivo, un grande entusiasmo, una grande voglia. Molte partite le abbiamo vinte sul filo, cioè le abbiamo vinte ma le potevamo perdere, però diciamo che quell'alchimia ha fatto sì che questo grande entusiasmo ci portasse fino alla vittoria. Non sempre è facile mantenerlo. Oggi abbiamo una nazionale con alcuni assenti importanti, continuiamo ad avere quei limiti e quelle carenze che avevamo intravisto anche nell'Europeo, cioè l'assenza di un centravanti che finalizzi il gioco e di giocatori che decidano le partite da soli, e però in più ci abbiamo aggiunto una squadra un po' più scollata, meno in forma, un po' più seduta, probabilmente convinta di essere più forte di quanto in realtà non sia. Infatti, quando la nazionale non mette in campo quei valori di cui abbiamo parlato, insomma, che ho citato poc'anzi, è chiaro che diventa una squadra come tante altre, e tant'è che in questo percorso per le qualificazioni mondiali siamo finiti secondi dietro una squadra, la Svizzera, che chiaramente non è migliore di noi, ma che ha dimostrato di avere parte di quelle caratteristiche che noi sembra dobbiamo avere un po' dimenticato, e ci è finita davanti alla fine. Condivido tutto quello che hai detto, Andrea. E ora quest'Italia, è vero che si giocheranno a marzo questi playoff, però si porta anche dietro il fantasma di un altro playoff perso contro la Svezia. In una squadra psicologicamente non solida, questo può comunque determinare il rischio di andare in campo e avere il braccino corto, o no? Ma guarda, io credo ci sia il tempo davanti a noi per poter preparare questa partita, che Mancini conosca benissimo qualità e limiti dei propri giocatori. Non mi permetto di giudicare il lavoro psicologico del tecnico, nel senso che noi l'abbiamo visto durante tutte queste qualificazioni avere almeno pubblicamente un approccio morbido nei confronti di questi giocatori, a cui chiaramente anche lui si è affezionato e che gli hanno regalato la più grande gioia della sua carriera. Ripeto sempre pubblicamente, perché poi magari nelle stanze, nelle segrete stanze dello spogliatoio, magari Mancini è duro anche nei confronti del gruppo, però credo che continuare a ripetere che comunque la prossima partita giocheremo meglio e passeremo, che ai mondiali ci andremo e li vinceremo, ecco, questo la prossima sarà sicuramente una grande Italia, lo abbiamo sentito per diverse partite in questi 4 mesi di qualificazioni per i mondiali, e invece l'Italia non è tornata. Ecco, forse noi dobbiamo tornare ad avere un po' paura, esatto. Dobbiamo tornare a lottare, dobbiamo tornare a recuperare quei valori che contraddistinguono da sempre la nostra nazionale. Se poi lo faremo anche con l'entusiasmo e col sorriso, meglio. Sicuramente non possiamo basarci con presunzione sul fatto di essere campioni d'Europa e che per questo andremo ai mondiali per forza, perché per forza non si arriva da nessuna parte, ci si arriva con le prestazioni che l'Italia ha un po' dimenticato in questi mesi e che è chiamata adesso a ritrovare in fretta, perché non qualificarsi per i mondiali
oltre al fatto che la squadra campione d'Europa sarebbe clamoroso, è successo soltanto altre tre volte nella storia, ma sarebbe una catastrofe sportiva e un bis negativo inimmaginabile, perché già ne abbiamo saltato uno di mondiale, saltare anche questo sarebbe veramente incredibile. Ti voglio salutare, Andrea, chiedendoti qualcosa sulla partita delle partite che si giocherà domenica allo stadio Meazza tra Inter e Napoli. Ci riscatterà, speriamo, dalle delusioni dell'Italia. Sarà una partita, immagino, molto combattuta tra due squadre che puntano allo scudetto, perché anche l'Inter ci pensa ancora, presumo, no? Beh, deve pensarci, perché comunque 7 punti di distacco a questo punto della stagione non sono un distacco incolmabile. Di certo questa partita misurerà molto delle future ambizioni dell'Inter e misurerà anche un po' di più la forza del Napoli. Perché dico questo? Perché l'Inter chiaramente, qualora dovesse perdere, andrebbe a 10 punti, e allora veramente diventa complicato. L'Inter ha la necessità di vincere questa partita, perché finora non ha mai vinto uno scontro diretto, e quindi è anche un segnale che deve dare a se stessa di essere ancora la squadra, una delle squadre da battere, quella che porta lo scudetto sul petto. Il Napoli finora ha avuto un percorso straordinario, per quasi la totalità di prestazioni brillantissime, qualcuna recentemente un po' meno, ma non si può pretendere che si tenga allo stesso ritmo tutto l'anno. Ora entra però anche il Napoli in una fase un po' più difficile, perché ci sono partite più complicate, perché ci sono scontri diretti, e qui diciamo si parrà la nobiltà, per dirla con Dante, con le parole di Dante, di questo è una candidata al titolo, forse anche la principale, ma che adesso avrà quegli scontri diretti che permetteranno di misurare effettivamente la forza del gruppo in attesa di questo inizio di 2022, quando purtroppo salvo imprevisti dovrebbe perdere quella che è la colonna portante della squadra. Esatto. E quindi Koulibaly vedremo. Koulibaly, Anguissa e Osimhen, che sono i tre tenori di questa squadra. Andrea, ti auguro buona giornata, ti ringrazio e buon lavoro. Grazie a te Raffaele, un abbraccio a tutti. Grazie. E buon proseguimento. Ricambiato al vice direttore della Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro. Andiamo rapidamente alla chiusura di questa ora che è volata via, anche perché gli ospiti sono stati interessantissimi. Adesso ce ne sarà un'altra ancora più interessante con Marte Sport Live e Dario Sarnataro, pronto ad entrare in pista. Io vi ringrazio, vi saluto, ci risentiamo domani a partire dalle 12. Ciao.